Un disturbo alimentare ti uccide l'anima, il cervello, la persona, perché ti disumanizza. Abbiamo bisogno di attenzione. Abbiamo bisogno che queste ragazze e le loro famiglie vengano ascoltate. Vomitare è un qualcosa che ti ammazza dentro, perché tu non sei più padrona del tuo corpo. Quello di cui noi abbiamo bisogno non sono più misure straordinarie o delle toppe temporanee. Noi abbiamo bisogno di una misura strutturale. Ammalo di disturbi alimentari all'età di 6 anni, in età infantile, e non lo capisco subito. Io mi ammalo a quell'età perché subisco abusi. Mi volevo rendere orribile, brutta, volevo che chi guardasse il mio corpo ne fosse schifato e quindi cominciai ad ingrassare. Arriva l'adolescenza e il mio corpo non solo non piace agli altri perché sono oggetto di bullismo, ma non piace neanche a me. Comincio a vomitare dopo le abbuffate e quindi ero bulimica. Vomitare è un qualcosa che ti ammazza dentro, perché tu non sei più padrona del tuo corpo. Qual era la soluzione per perdere peso e per morire? Perché io mi portavo tante colpe addosso. Il mio corpo non mi piaceva. Cominciai a negarmi anche l'acqua. Ero diventata anoressica. Lì i miei genitori cominciarono a capire che i miei genitori, che qualcosa non andava, quindi io mi sentivo sporca. Io mi punivo anche con i tagli, ero autolesionista. Io arrivo a 18 kg e mezzo. Io ho le crisi epilettiche, rischio la morte, rischio l'infarto, i miei parametri vitali non sono compatibili con la vita. Cominciarono a portarmi per le varie psichiatrie, ma io non ero per niente collaborativa, ormai io ero decisa ad uccidermi, custodendo il mio segreto, senza dire a nessuno quello che mi era capitato. Finché un giorno non incontrai uno psichiatra volenteroso, mi fece cacciare fuori quello che avevo dentro. Fu la salvezza. Il dottore parlava la mia lingua, mi capiva e mi inseriva nella cura. Mi bastarono 2 mesi in quel centro. Mi trasformai mentalmente. E da lì poi è stata una ripresa. Ho aperto la mia associazione, Mollichine, e sono 8 anni che mi dedico agli altri. Il movimento Lilla è sceso in piazza affinché tutte le regioni si dotino di un budget autonomo e vincolato per il trattamento di queste malattie. Successivamente, dopo la mobilitazione nazionale che ha coinvolto circa 29 piazze italiane, abbiamo visto che è stato ripristinato un fondo da 10 milioni. Ovviamente questi fondi, questi 10 milioni, non sono abbastanza per coprire l'esigenza di cura che abbiamo qui in Italia. Sono soldi veramente pochissimi, sono quasi spiccioli nell'ambito quando parliamo di sanità. Circa il 20% delle ragazze anoressiche rischiano di morire per complicanze organiche. Non è che si muore di disturbo dell'alimentazione, si muore se non ci sono le cure, se noi non riusciamo a dare ascolto a questi pazienti e alle loro famiglie, se noi non riusciamo a prenderli in carico, se noi non riusciamo a dargli delle risposte. Nell'ambito psichiatrico è la prima causa di morte, che è circa 3 volte superiore a quella della depressione o della psicosi. Sono numeri impressionanti. Secondo i dati del Ministero, in Italia ci sono oltre 3 milioni di persone con disturbi dell'alimentazione. I centri pubblici, uno, si contano sulle dita di una mano, scarsi. Le liste di attesa sono lunghissime e, ahimè, senza i fondi, come li ampliamo? I posti letto che mancano? Ma le liste d'attesa non sono lunghe, il problema è che la risposta che riusciamo a dare è una risposta limitata, perché abbiamo risorse non soltanto come personale ma anche come luoghi dove poter vedere le persone. Quello di cui noi abbiamo bisogno non sono più misure straordinarie o delle toppe temporanee, noi abbiamo bisogno di una misura strutturale e di far sì che esistano, che si abbiano dei fondi perenni adeguati e vincolati ai disturbi alimentari, che è la strada che ci permette di far sì che tutte le regioni abbiano ambulatori e professionisti dedicati solo ed esclusivamente per queste malattie. Un disturbo alimentare ti uccide l'anima, il cervello, la persona, perché ti disumanizza.
periodo del Covid in cui era impossibile fare terapia. Abbiamo avuto tantissime perdite. Io ho perso un'amica che seguivo, morta perché è arrivata tardi al pronto soccorso. Ha avuto un arresto cardiaco. Abbiamo bisogno di attenzione. Abbiamo bisogno che queste ragazze e le loro famiglie vengano ascoltate.